il vincitore finale. Abbiamo i premi anche per le altre scuole, lo sapete? Eh? Andiamo. Allora, io inizio leggendo ovviamente la motivazione, così arriviamo. Creativo e geniale, il libro magico dei piccoli artisti. Tanto lo faccio vedere al direttore perché... No, no, allora, geniale, dicevo, il libro magico dei piccoli artisti, la scuola è un libro magico. Materna, lo dico dopo, che si apre nella vetrina di interno d'autore allevamento in bordo Giacomo Tommasini per raccontare la storia della squadra crociata di carne con disegni stilizzati e figurine e con l'apparizione di un campo di calcio innevato dove i bimbi che indossano la magliettina crociata giocano con allegria e spensieratezza in un fantastico clima natalizio ed è la scuola materna Domenico Maria Villa. Bravissimi, bravo Marino, anche per gli altri. Stefano Morrone, ci premiare insieme ovviamente, eccolo qui, perfetto, grazie. E niente bambini per la maestra, avete visto il primo della Giulia Artistica. Nel frattempo ricordo che sono state votate della Giulia Artistica come meritevoli della comunità artistica, anche le seguenti scuole istituti, il Costi, la scuola materna San Giovanni, che ha ricevuto anche il primo, però purtroppo... Bravo. La scuola secondaria di primo grado Porta, la scuola degli infanti a Casa Famiglia, nominati anche la cooperativa sociale della Mura, la scuola materna primaria Santa Rosa, scuola materna San Giuseppe e comunità educativa Santa Maria. Ha avuto una citazione da parte della Giulia. Allora, nel frattempo, stiamo premiando, grazie al direttore e Stefano Morrone, grande sorpresa. Un bel applauso, una dica anche per loro. Forza, anche per Stefano Morrone e il direttore Leonardo, che ringraziamo per essere qui presente, non è facile. Parma comunque rimane una grandissima squadra anche a livello nazionale, quindi non è facilissimo. Mi raccomando. Allora, vieni, prego, ha pregato. Scuole che hanno partecipato un premio di 30 euro che sono stati più la magliettina per la maestra. La maestra la maio di ritirare da Cristina che si trova sulle messine. Bene, direi che ormai siamo stati abbastanza bravi come tempi, spero che il maestro. Io volevo ringraziare, dare un saluto, un ultimo saluto al direttore, ultime parole. Un attimo di silenzio, bambini, che ci possiamo dare un invito, eh? Fa sempre piacere. Un attimo di silenzio, grazie. Fa sempre piacere, per, come ho detto prima, per i bambini. Io mi auguro, poi con la nostra organizzazione, di poterli magari ospitare tutti quanti allo stadio e magari nelle giornate un pochino meno lente. Perciò tutto questo colore trasportarlo allo stadio sarebbe una cosa molto bella. Grazie a tutti. Grazie a Rossoli, grazie a Cristiano Leonardi, grazie a Cristina Matta, grazie a Roberto Michelotti, grazie a Giuseppe Squarza, grazie a anche a tutti i nostri porti che sono quelli che hanno aiutato, quindi Daniela, Cristina, Raffaella, Sassone, Alberto Flagna, che ha fatto il porto. Grazie a tutte le squadre e a quest'anno. Sì, sì, prego. Dicevo di ritirare il premio tramite la maestra. Allora, invitavo le maestre ovviamente che hanno partecipato a ritirare il premio da Cristino. Che insieme a Mirko Levati, che ringrazio, che è un po' Mirko, grazie anche a te che hai un po' curato i rapporti. Tra l'altro le scuole che verranno premiate con il premio di 30 euro riceveranno anche il
raccolta folta di fotografie di tutte le singole vetrine, più il loro premio, quindi invito grazie alle maestre a ritirarle. Ciao. Il buon pastore, l'istituto del buon pastore deve venire a ritirare il pacco. Nonni, ecco sorella, grazie.